A sorpresa il sindaco di Gela Domenico Messinese, ex Movimento 5 Stelle, si è dimesso. L'ha fatto con una PEC inviata dal suo letto d'ospedale alla posta elettronica del segretario generale del comune. Messinese è in osservazione per un improvviso abbassamento di pressione avuto mentre il Consiglio discuteva la mozione di sfiducia nei suoi confronti, presentata da 21 consiglieri su 30. Messinese avrebbe avuto 20 giorni di tempo per confermare o ritirare le dimissioni. Nonostante le sue dimissioni, il Consiglio Comunale lo ha sfiduciato ugualmente. 26 voti a favore della mozione su 28 consiglieri presenti, 2 gli astenuti. Messinese è stato eletto a giugno del 2015 con il 64,5% dei voti, mentre il suo avversario, Angelo Fassulo del PD, si era fermato al 35,5%. Un miracolo per il Movimento 5 Stelle che sostenne l'ingegnere e che con quel risultato aveva conquistato niente di meno che la roccaforte di Rosario Crocetta, in quei giorni presidente della regione siciliana. Grandi furono le manifestazioni di giubilo in piazza Umberto I con cori, slogan e bandiere. Un'euforia durata una manciata di settimane. 6 mesi dopo, il Movimento 5 Stelle espulse il sindaco dal movimento per divergenze profonde. Da allora il percorso dell'amministrazione è stato tortuoso tra mille difficoltà, comprese 2 mozioni di sfiducia che Messinese è riuscito a superare indenne. Non c'è riuscito con la terza mozione. Messinese ha provato a disinnescarla presentandosi in consiglio con la giunta dimissionaria e proponendo una sorta di governo di salute pubblica, ma il tentativo è fallito. Rimangono agli atti le scuse del Movimento 5 Stelle: abbiamo sbagliato a candidarlo. Un assessore occupa una